Sono Mattia Faccin e frequento l'Istituto Alberghiero Massimo Alberini di Treviso. Il video che vi presenterò rientra nel progetto di alternanza scuola-lavoro denominato Rinascimento a tavola nella Treviso delle mura cinquecentesche, avviato in occasione delle celebrazioni dei 500 anni delle mura di Treviso nel 2017. Lo scopo è quello di proporre una ricetta rinascimentale, ovvero i ravioli di piccione, che siano in grado di evocare i saperi e i sapori di quell'epoca. Ricercando quali fossero i piatti del periodo rinascimentale nel territorio trevigiano, ci siamo imbattuti nella lettura del libro De Arte Coquinaria, con le ricette del maestro Martino. Siamo rimasti molto sorpresi quando abbiamo trovato la ricetta dei raffioli di carne, dei ravioli dove veniva perfettamente descritto il ripieno, fatto con carne di volatili come fagiano o altri simili. Questi non dovevano avere una grandezza superiore alla mezza castagna e venivano cotti nel fondo di cottura o nel brodo fatto con gli scarti dell'animale. Proseguendo con le nostre ricerche, abbiamo scoperto che nel territorio di Treviso e Venezia veniva effettuato un largo uso del piccione. Sia Maffioli, sia Raris, ma anche numerosi gastronomi dell'epoca confermavano l'utilizzo del piccione per effettuare arrosti, stufati, ma anche per il ripieno dei ravioli che venivano mangiati solamente dai nobili.